Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Uomini e donne, è stato avvisatato Luciano il cavaliere ballerino in versione estiva e vacanziera. Punto l'amato protagonista del Trono Over ha conquistato tutti con la sua energia straniante nonostante l'età. Uomini e donne, il cavaliere Luciano è riapparso in versione estiva e vacanziera. L'uomo ha voluto mandare un messaggio inatteso ai telespettatori del programma di Maria De Filippi. Avete visto? Uomini e donne, il messaggio di Luciano. Il programma di Canale 5 ha visto in questa edizione un nuovo cavaliere ballerino. Si tratta di Luciano Giannelli, un arzillo anziano che Maria De Filippi ha conosciuto a C'è posta per te. Ha partecipato al programma per ritrovare il suo primo amore. La redazione ha rintracciato la donna, ma l'esito non è stato positivo. Dopo 60 anni la donna non ha riconosciuto Luciano e così la sua ricerca è stata vana. Dopo questa esperienza, dove si è distinto per la sua vivacità, è stato chiamato da Maria per partecipare al dating show. Ha accettato e si è presentato in studio energico e la sua passione per la danza è emersa immediatamente. Un ballerino scatenato che ha stupito i telespettatori e li ha colpiti al cuore. Maria e la redazione hanno però avvisato che non sarà presente nella prossima stagione. Ma che fine ha fatto il cavaliere ballerino? Ecco che fine ha fatto il ballerino del Trono Over. Uomini e donne ha avuto il piacere di ospitare Luciano, un energico vecchietto che ha conquistato i telespettatori. I suoi balletti sono storia e hanno divertito il pubblico. La redazione del dating show ha avvisato che per problematiche di salute non sarebbe rientrato a settembre. Il noto ballerino ha però fatto un saluto ai suoi ammiratori tramite i social. L'ex cavaliere di Uomini e Donne è in splendida forma e in veste vacanziera. Pieno di energia come sempre e con un cappello stiloso, che fa molto vacanza, ha salutato i fans. Anche se la salute lo ha costretto ad una vita più tranquilla, lui non è di certo uno che sta fermo. Siamo sicuri che avremo modo di rivederlo nonostante non cercherà più la sua anima gemella tramite il dating show di Canale 5. Ha conquistato il pubblico che lo vede sempre volentieri e ha dimostrato che sul serio l'età è soltanto un numero e conta lo spirito che si ha dentro. Buone vacanze all'ex cavaliere di Uomini e Donne. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.